Oggi siamo tornati in piazza dopo lo sciopero del 7 aprile, per richiedere un altro incontro al prefetto per capire che situazione, è l'avvertenza dell'Ippodromo di Palermo. L'Ippodromo di Palermo è chiuso all'8 marzo, c'è un rischio occupazionale serio perché la società di corse, l'IRES, che gestisce l'Ippodromo di Palermo, non può continuare ad andare avanti a pagare gli stipendi senza che ci sia attività. Siamo seriamente preoccupati che la città di Palermo rischi di perdere una realtà storica come l'Ippodromo di Palermo nel mondo dello sport e dello spettacolo, cosa che noi dobbiamo assolutamente scongiurare. C'è un continuo rimbalzo di responsabilità su chi deve prendere la decisione per fare ripartire attività fra il Ministero delle Politiche Agricole e la Prefettura e pertanto, visto che il prefetto è l'organo preposto sul territorio istituzionale, noi chiediamo che si intervenga al più presto. Per far sì che l'Ippodromo di Palermo riapra. Occupazionale circa 70-80 lavoratori complessivamente tra dipendenti dell'ippodromo e tutti gli addetti che lavorano dentro l'ippodromo stesso. Noi la cosa che chiediamo, innanzitutto una premessa, che l'ippodromo di Palermo è un punto importante per lo sport palermitano, ma deve essere fatto nel rispetto della legge, della legalità e del massimo della pulizia, che deve essere la prima questione. Soltanto dentro un quadro di legalità è possibile lo sviluppo della nostra città, comprese le attività sportive che sono importanti. Noi chiederemo, torneremo a chiedere al prefetto che si faccia un tavolo per avere certezze.